Axel, lavoro per un'associazione che si chiama SAFE, SAFE Food Advocacy Europe, di cui parlerò oggi. Ringrazio la Lega Consumatori per avermi invitato e anche la Fondazione Consumo Sostenibile, è un piacere essere qua con voi. Dunque, innanzitutto vorrei spiegarvi qualcosa che credo sia importante. Non sempre in Italia abbiamo la consapevolezza di quello che effettivamente succede a Bruxelles con le normative dell'Unione Europea nel settore del cibo o in altri settori. Io lavoro come lobbista da più di 15 anni. Non so se nel pubblico fra di voi c'è qualcuno che sa veramente di cosa significa il lavoro di lobbista. Vi giuro che non è una parolaccia, non vi dovete spaventare. Ma è un lavoro che in una città come Bruxelles, come Washington, per esempio, è un lavoro che viene svolto da parecchie persone, addirittura a Bruxelles siamo 30.000. Io mi sono occupata per tanti anni di servizi finanziari in questo settore e poi da un po' di tempo ho deciso di passare all'alimentazione perché mi sono resa conto che a Bruxelles c'era proprio una mancanza di rappresentare la voce del consumatore sulle normative sul cibo. Allora, vi vorrei presentare la nostra associazione con un video. Mi spiace, il video è brevissimo ma in inglese, però credo che vi possa dare un po' un'idea di quello che facciamo. What about pesticides on apples? Oh, no problem. I'm sure that the EU is taking care of it. Excuse me, are you sure all the ingredients in the crisps your children are eating are completely safe? Of course, all the ingredients meet EU regulations. Excuse me, are all the ingredients written on the label? Well, yes, of course. EU food law is taking care of it. Have I cleared you? Well, here it says E951, E102. I don't know exactly what all these E numbers mean, but surely they follow EU legislation, so it must be safe. Not all Europe's food is safe. EU food law should be immediately improved to protect consumer health. Safe Food Advocacy Europe. Safe. Adesso non so se siete riusciti a seguire anche perché l'audio è partito un po' dopo, ma in realtà c'era una ragazza che mangiava una mela tranquillamente, c'è questa voce che dice: sei sicura che la tua mela è sicura? E lei risponde: certo, è sana, una mela. E non ti preoccupi dei pesticidi? Ma no, certo, non me ne preoccupo perché sicuramente ci sono normative europee che si occupano dei pesticidi. Poi c'è un bambino che mangia delle patatine e gli chiedono alla mamma: sei sicura che quelle patatine sono sicure? Non creano, possono creare problemi se non tuo figlio? La mamma risponde: beh no, gli ingredienti seguono le normative europee, per cui dovrei stare abbastanza tranquilla. E infine c'è una signora di una certa età che ha una confezione e legge gli ingredienti. E gli chiedono: ma lei capisce tutti gli ingredienti? La signora legge E950, E651, E123. Non so che significano tutti questi numeri. Effettivamente, quanti di noi lo sanno quando hanno a che fare con un prodotto e lo leggono? Sanno effettivamente tutte queste cosa significano. Ci fidiamo che c'è qualcuno che ci garantisce la sicurezza alimentare e che possiamo comprarci il prodotto. E quindi la signora risponde: beh no, non so che significano tutti questi E, questi numeri E, ma c'è l'Unione Europea che se ne occupa. E alla fine c'è la frase che dice che SAFE, la nostra associazione, non è convinta che l'Unione Europea se ne occupa nel modo migliore per i consumatori. Dunque, perché è nata SAFE? SAFE è nata innanzitutto perché l'industrializzazione del cibo, siete tutti al corrente, è una delle cause di grandi malattie, dall'obesità al cancro, eccetera. Bruxelles, come vi dicevo prima, ci sono 30.000 lobbisti, ma di questi 30.000 lobbisti, che sono tantissimi, poi vi parlerò del dettaglio del lavoro di un lobbista, soltanto l'80% lavorano, l'80% lavorano per l'industria e soltanto il 10% lavorano per associazioni non governative, NGO.
Ma di questo 10%, chi fa davvero lobby di questa associazione NGO sono una minima parte, anche perché potete immaginare che un'industria alimentare ha molti più fondi per pagare degli avvocati o dei lobbisti che si possono veramente occupare dell'attività rispetto a un NGO o un'associazione di consumatori che ha molti meno fondi. E poi l'altro problema per cui SAFER è ritenuto importante esistere e nascere è la mancanza di indipendenza dell'autorità europea per la sicurezza alimentare, quella che noi chiamiamo l'EFSA, European Food Safety Authority, che in effetti non sempre ha dimostrato di essere davvero una struttura indipendente. Andremo più nel dettaglio su questo punto. E da loro dipende, dai loro pareri, diciamo scientifici per virgolette, dipende se tutte le che troviamo sulle confezioni, sui cibi che noi mangiamo e tutta una serie di additivi che sono appunto che loro considerano sicuri, che poi ritroviamo nel cibo di tutti i giorni. Chi sono e cosa fanno i lobbisti a Bruxelles? Il lobbista in genere, vediamo, qualcuno mi risponde, chi sono i lobbisti? C'è qualcuno del pubblico che lo sa? Nessuno? Chi è un lobbista? Chi è che fa lobby? In Italia esistono i lobbisti, ci sono? Mi risponde? Ce ne sono? Allora, secondo la mia esperienza di questi anni a Bruxelles, credo che Bruxelles, come anche Washington, sia una città dove il lavoro del lobbista è molto più sentito rispetto a come viene svolto in Italia. Dunque, i lobbisti in genere sono persone specializzate, sono dei tecnici specializzati nel diritto dell'economia e delle politiche dell'Unione Europea, quindi sono delle persone molto spesso competenti. Sono specializzate soprattutto nelle varie fasi processionali e decisionali che ha l'Unione Europea, quindi la proposta che arriva dalla Commissione Europea, poi c'è il Parlamento, il Consiglio e tutta la fase di approvazione legislativa, il legislatore europeo, tutto un iter. Quindi che fa il lobbista? Il lobbista tenta di influenzare ed entrare in questo processo decisionale, ad esempio dando al Parlamento Europeo delle varie commissioni parlamentari, dando degli emendamenti su delle normative e tentando di influenzare. Vi faccio un esempio concreto, perché mi fa piacere parlarne con voi, perché magari uno non si rende conto di quanto la nostra legislazione, tutti i giorni, quello che mangiamo, è influenzato davvero da Bruxelles. Se c'è una proposta di normativa che proviene dalla Commissione Europea, una volta che la proposta di normativa arriva al Parlamento delle varie commissioni parlamentari, spesso ci sono parlamentari italiani o no, con assistenti parlamentari che non sempre sono al corrente nei particolari della normativa. Io mi sono occupata per tanti anni di servizi finanziari, spesso mi trovo a che fare con il parlamentare o con l'assistente parlamentare che magari non aveva idea di quale emendamento potesse fare, non perché, ma perché non avesse una competenza specifica. I lobbisti che fanno approfittano di questa non competenza e gli dicono: vabbè, tu devi presentare gli emendamenti, tu sei il rapporteur di quella normativa, devi presentare gli emendamenti, adesso te li diamo noi. E lo scrivi, gli scrivi gli articoli, gli fai la norma e la consegni esattamente come il Parlamento vuole, cioè con le due schede proposte della Commissione, gli emendamenti li metti nelle mani del parlamentare, che in genere è il rapporteur di quella normativa, e fanno dei copia e incolla. Io vi posso assicurare che in tanti anni che ho vissuto a Bruxelles mi sono ritrovata con dei miei colleghi a trovare pezzi di articoli scritti da noi, che sono una semplice lobbista come ce ne sono tanti altri a Bruxelles, copiati e incollati al Parlamento e votati poi non soltanto dalla Commissione parlamentare ma in plenary. Quindi questo mi fa capire che l'influenza che ha un ruolo del genere è incredibile. Addirittura si parla di un 75%, ma credo sia anche di più, di normative influenzate dalla lobbying a Bruxelles. Dottoressa, scusi, la volevo pregare se magari può entrare nel vivo, perché abbiamo altri 11 interventi. Sì, sì, vado nel vivo. Allora, l'autorità europea per la sicurezza alimentare di cui vi parlavo, quindi loro esaminano la sicurezza dei additivi, coloranti, pesticidi che ci sono nel nostro cibo di tutti i giorni, e gli additivi approvati poi vengono inseriti nella lista che si chiama la EU Positive List. Ho un video, ma non lo faccio vedere, però se no perdiamo troppo tempo. Andiamo avanti. Quindi la mancanza
mancanza di indipendenza dell'EFSA, perché io parlo di mancanza di indipendenza? Perché molti membri del consiglio di amministrazione hanno lavorato per l'industria e quindi possono dare dei pareri influenzati, addirittura avevano un doppio ruolo a volte, hanno stretti legami quindi con l'industria alimentare e la causa di eccessivi conflitti di interesse addirittura è stata decisa anche dall'Ombudsman nel maggio 2013 e c'è anche una decisione del Parlamento Europeo che proprio si preoccupa della mancanza di indipendenza dell'EFSA, anche se adesso le cose sembra possano incominciare ad andare meglio. Salto un po' di slide così andiamo al nocciolo delle... quindi la nostra associazione cosa fa? Ha delle associazioni di consumatori membri e rappresenta i consumatori nel dibattito europeo, cioè tenta di fare lobby nel settore del cibo, vi faccio vedere qui la lista delle normative di cui noi ci occupiamo. Per esempio ci sono due proposte di direttiva sul divieto di clonazione per animali, c'è una proposta di regolamento sull'etichettatura e la produzione del cibo biologico, c'è una proposta di regolamento sul novel food e una proposta di normativa sull'importazione del cibo, prima ne abbiamo parlato, è stato molto interessante infatti il suo intervento, sul cibo geneticamente modificato. Quindi se il tenta di prendere la normativa che loro, la proposta di commissione già è arrivata al Parlamento e Consiglio, di influenzare a favore dei consumatori e fare in modo che in questo dibattito ci sia un ruolo da parte dei consumatori, ci sia una voce che sia ascoltata, perché spesso al Parlamento e al Consiglio si trovano molti lobbisti dal lato dell'industria alimentare e davvero poco dal lato dei consumatori. Quindi tentare di intervenire su questo e di proporre degli articoli modificati con degli emendamenti, con delle position paper, come si chiamano a Bruxelles, che tendono ad influenzare a favore del consumatore. Poi abbiamo parlato dell'accordo commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti, concludo l'intervento, perché c'è stato questo accordo commerciale, l'idea appunto di eliminare i dazi doganali, la barriera al commercio tra Unione Europea e Stati Uniti, migliorare l'economia, aumentare i posti di lavoro, queste insomma sono le motivazioni sicuramente che possono essere anche positive se poi effettivamente si concretizzano. Ma qual è il contatto, qual è l'impatto negativo che in realtà per i consumatori ha, potrebbe avere il TTIP, questo accordo commerciale fra Unione Europea e Stati Uniti, che tanto preoccupa molte associazioni, molte NGO a Bruxelles? Perché ci preoccupa così tanto, come ne parlava prima il dottor Pavarani? Dunque, dovete considerare che la legislazione americana, la legislazione europea sono profondamente diverse. Noi all'interno del diritto dell'Unione Europea applichiamo il principio di precauzione, cioè tentiamo di evitare, non sempre ci riusciamo, tentiamo di evitare che dei cibi davvero dannosi possano essere, e quindi col principio di precauzione tentiamo proprio di evitare che questi siano venduti, e c'è uno studio a priori fatto. Invece negli Stati Uniti c'è il risk assessment, che in realtà aspettano che ci sia un danno gravissimo prima che quel prodotto sia effettivamente imitato. E quindi questa differenza di legislazione fa sì che gli standard dell'Unione Europea nel settore alimentare sono molto più alti di quelli negli Stati Uniti, come appunto ne abbiamo parlato prima. Per cui c'è proprio un problema grave che è nel poter negoziare questo accordo, gli standard dell'Unione Europea diminuiscono, perché è l'unico modo per trovare un accordo e riconoscimento per i prodotti. Ne ha parlato prima dell'OGM, per cui non mi fermerò, però considerate che il 70% dei prodotti made nei supermercati americani hanno OGM. Qual è il problema? Che non ha un'etichetta. Negli Stati Uniti, se tu compri del mais o della soia, non c'è scritto OGM. Per ora dall'Unione Europea noi abbiamo l'obbligo di etichetta, per cui se arriva all'Unione Europea c'è l'obbligo, ma con questo accordo abbiamo paura che questo cambierà. E l'altro problema di cui abbiamo già parlato, antibiotici e ormoni, il benessere animale, perché negli Stati Uniti non ci sono delle normative che tentano veramente di tutelare il benessere degli animali contro la crudeltà, eccetera, eccetera, quindi anche questo ci dovrà essere una negoziazione su questo. La carne, tutti i trattamenti, per esempio, con la ractopamina, o addirittura c'è questa leggenda metropolitana dei polli levati con arsenico, adesso non posso dire con esattezza cosa succederà su questo punto. Poi c'è un problema di indicazioni geografiche che molti prodotti italiani hanno, e non
non soltanto, per cui sarebbe importante continuare ad avere, invece gli Stati Uniti sono assolutamente contro l'approvazione. Bene, ho tentato di riassumere il più veloce possibile. Vi ringrazio per l'attenzione.